Noi combattemmo contro italiani e fu questo necessario ma doloroso ufficio. Sta racchiuso tutto in queste parole pronunciate dal generale Cialdini, che aveva guidato le truppe piemontesi nella presa di Gaeta, il peso di una conquista sofferta e l'amarezza con cui si consumò l'ultimo atto di vita del regno delle due Sicilie. Da una parte le truppe piemontesi dell'esercito sabaudo, dall'altra quelle napoletane dell'esercito borbonico. Quando dopo 102 giorni di assedio, una resistenza disperata e circa 1200 morti tra soldati e civili, Francesco II di Borbone, salito al trono solo da pochi mesi, fu costretto a capitolare. Gigi Di Fiore, lei ha scritto un libro appena uscito, Gli ultimi giorni di Gaeta. Come furono quegli ultimi giorni? Furono drammatici e pieni di sofferenze. Tutto quello che restava del regno delle due Sicilie era rinchiuso in questa fortezza, a Gaeta. C'era il governo, c'era il re, la regina, c'erano gli alti comandi militari, c'erano anche alcune rappresentanze diplomatiche che riconoscevano ancora il regno e c'erano soprattutto 12.000 uomini, 12.000 pazzi, soldati che scelsero deliberatamente di rimanere dalla parte degli sconfitti. Siamo a Punta dello Stendardo, questa è la punta estrema di un sistema di bastioni lungo circa 3,5 km che cingeva Gaeta. Su questi bastioni c'erano oltre 700 bocche di fuoco tra cannoni e mortai. Il sistema di bastioni era costituito da un fronte di mare e da un fronte di terra, mentre la linea di fuoco dell'esercito piemontese era posizionata lungo queste alture. Fu, come si dice, il riscatto del regno e della dinastia. Fu anche un segnale che si voleva dare a tutte le forze internazionali, a tutti gli stati mondiali, che era un regno vivo, che era un regno che difendeva una sua identità, le sue radici, la sua legittimità. A fianco di Franceschiello, così era soprannominato l'ultimo re borbonico, la moglie Maria Sofia. Diventò proprio lei l'eroina di Gaeta, il simbolo di quella resistenza disperata. Lei, che era la sorella della celebre imperatrice Sissi, lei, bella e coraggiosa, spirito forte e libero, che soffriva, così raccontano le cronache, perché il marito non la desiderava. La regina, che allora aveva 19 anni, fu un po' l'anima della resistenza di Gaeta. Lei dava coraggio, lei ispirava i soldati, andava a cavallo a visitare alcuni bastioni, andava a far visita ai feriti, che erano moltissimi negli ospedali per le bombe e anche per il tifo. Si narra che un giorno una bomba esplose proprio a pochi passi da lei, sui bastioni. Ma la sua generosità e la sua fierezza, insieme a quelle degli uomini che combatterono nelle fila dell'esercito borbonico, non riuscirono a fermare il cammino della storia. Ci troviamo in un luogo dove è avvenuto l'ultimo tragico avvenimento dell'assedio di Gaeta. Alle ore 15 del 13 febbraio del 1861 è avvenuto lo scoppio della batteria Transilvania e quindi, diciamo, è terminato l'assedio di Gaeta e lì, a poche ore, è avvenuta la resa di Gaeta. Qui dunque si chiuse, dopo 127 anni di dinastia, il capitolo del regno borbonico e se ne aprì un altro, quello dell'Italia unita. Dal Risorgimento alla...